Rappresento la società Politecnica Ingegneria e Architettura di Modena. Sono architetto e mi sono occupata insieme a uno staff di progettisti del progetto dell'asilo di Camposanto, asilo arcobaleno, che all'interno del premio sostenibilità la settimana della domotica di Modena ha vinto il primo premio per gli edifici ex novo non residenziali. Il progetto riguarda un micronido realizzato che ha iniziato l'attività già da un anno, è stato realizzato in un tempo molto limitato e fra l'altro ha rappresentato un punto di sicurezza proprio nel periodo del sisma, in quanto Camposanto è uno dei comuni che fa parte del cratere e che è stato colpito proprio nel periodo di realizzazione dal terremoto. Per cui ha un carattere simbolico anche di sicurezza per il comune, che era sguarnito di strutture per bimbi piccoli, quindi non aveva strutture per la prima infanzia. Il micronido accoglie 20 bimbi, può essere ampliabile in futuro, è una struttura lignea, antisismica, fatta in pochi mesi, realizzata all'interno di un parco, con strutture anche di attrezzatura e gioco all'esterno, compatibili, naturali e ben inserite nel contesto. All'interno sono state utilizzati materiali naturali, un'impiantistica che desse una altissima efficienza energetica, un involucro molto potente nelle sue componenti. Buongiorno, sono collaboratore di Politecnica, ho partecipato alla progettazione di questa struttura, e in particolare degli interni e la distribuzione degli spazi. Il concetto di base è quello di avere i bambini al centro dell'attenzione, i bambini come fulcro intorno al quale progettare gli spazi interni. La distribuzione di servizi e di aree per le attività di apprendimento sono state ben divise e distribuite anche rispetto ad una, all'orientamento dell'edificio, lasciando la zona dei bambini più aperta verso il parco e anche capace di recepire quello che è l'irraggiamento esterno e l'illuminazione. Una particolare attenzione è stata si è avuta anche per la gestione dei colori, dei materiali e degli arredi. Tutto è stato pensato con un progetto che integrava contemporaneamente tutti questi aspetti, con l'obiettivo di far sì che i bambini potessero essere sempre stimolati nella loro crescita sin dai primi mesi d'età, lasciando sempre lo spazio giusto al gioco e ritagliando per loro spazi sempre più stimolanti per la crescita.